Rimedi per gli stacanovisti cronici. Cari stacanovisti, lo so, siete famosi per quanto lavorate, ma lo sapete perché vi chiamano così? In effetti no, perché Alexei Stakhanov era un lavoratore modello, un minatore nella Russia degli anni 30 che divenne famoso simbolo politico per quanto lavorava. Solo che morì di infarto, si dice, a causa della fatica accumulata nel corso degli anni. Ma attenzione, il cuore non è l'unico a risentire dei ritmi lavorativi incessanti. I sintomi dello stress e della fatica si manifestano anche in questo modo: insonnia, depressione, problemi digestivi, dolori a collo e testa cronici, problemi psicologici. I ritmi di lavoro sono squilibrati, competizione e mobbing in ufficio sono all'ordine del giorno e l'idea di dover superare i propri limiti e fare carriera si traduce in aspettative irreali, quindi frustranti. È vero, più lavori e più lavoreresti. Vediamo come uscire da questa spirale. La rivista Lancet ha pubblicato una ricerca che afferma: lavorare più di 55 ore alla settimana accresce il rischio di ictus del 27% e di sviluppare una malattia cronica del 13%. Aiuto, da domani vacanza! Ecco un consiglio per chi rischia di perdere la testa. Ridimensiona i tuoi impegni e salvaguarda la tua salute. La quantità non fa la qualità. Aristotele diceva: lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. Una ricerca della Melbourne University pubblicata su The Guardian afferma che dopo i 40 anni, per restare in salute fisica e mentale, sarebbe bene lavorare solo 25 ore alla settimana. Ma è impossibile, sono 5 ore al giorno per 5 giorni. Se devi lavorare di più, almeno adotta delle strategie a favore del benessere. Quindi, mentre lavoriamo, mettiamo al primo posto il nostro benessere psicofisico. Ecco 6 strategie per farlo subito e sempre. 1. Pasti lontano dal PC. Non mangiare seduto davanti al PC, leggendo o peggio ancora continuando a lavorare. La cattiva digestione è assicurata. 2. Creatività e stretching. Programmare e organizzare un po' di tempo inattivo. Le migliori idee spesso arrivano quando non si lavora. Usa il tempo di inattività per allentare le tensioni di tutto il corpo con yoga o stretching anche alla scrivania. 3. Respira via lo stress. Quando arrivano stanchezza, stress o ansia, prendi il controllo del respiro e rallentalo praticando esercizi mirati. 4. Analisi del presente. Analizza il lavoro svolto in un'ottica di qualità e non di quantità. Riconosci il tuo valore e semina bene per il futuro. Non te ne pentirai. 5. Focus sulla soluzione. Non concentrarti sui problemi futuri, ma usa le tue energie per gestire le possibili soluzioni nel presente. 6. Semplifica. Cerca una via semplice e diretta. Quando è troppo complicato e richiede tempo, forse dipende da come l'hai impostato. In italiano il termine stacanovista indica chi sostiene con regolarità ritmi di lavoro elevati e fuori norma, con una totale dedizione. Se il lavoratore è appassionato e ricerca la perfezione in ciò che fa, non si parlerà di stacanovismo, ma di persona consapevole che ha deciso di non risparmiarsi e che desidera continuare a creare e imparare ogni giorno. I frutti del suo impegno miglioreranno la sua vita e quella di chi entrerà in contatto con lui e il suo lavoro. Quindi il motto più azzeccato è: lavora per vivere, non vivere per lavorare. I love my job. Trovi tanti altri consigli su stile di vita e strategie di benessere nel mio canale. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!